Rieccoci nuovamente con una nuova produzione di Ferrovie Siciliane, anche se diciamo, nelle ultime settimane non ci siamo visti, non abbiamo avuto modo, diciamo così, di condividere varie esperienze con voi e ovviamente con tutte le persone che seguono i nostri canali. E stasera invece riprendiamo, come così, questa bellissima avventura e lo facciamo in grande con una persona straordinaria. Stasera incontreremo e ci confronteremo con un carissimo amico che si chiama Arnaldo Vescovo. Lui di professione fa il fotografo, ma non un fotografo qualsiasi, un fotografo veramente con la F maiuscola. Parlare di Arnaldo è come così, è come se non basterebbe, penso, solamente diciamo, un nostro incontro. Per le tantissime esperienze che ha fatto nel campo fotografico, quello ovviamente documentale, conosciutissimo nell'ambiente, diciamo così, degli appassionati di ferrovie e non solo. E è una persona straordinaria che intanto ve lo faccio vedere subito, così lo salutiamo. Dai, Ciao Arnaldo, straordinario, non, dai, buonasera. non esageriamo, dai, sei tu la No, straordinaria, esageriamo, dai. esageriamo, esageriamo, perché tu fai delle fotografie eccezionali. Le fotografie raccontano già veramente senza che abbiano una descrizione, quindi chi non ti conosceva fino ad oggi, adesso avrà modo anche di cercare sul web, insomma, chi sei tu. E questo mi fa immensamente piacere. Allora, Arnaldo, io intanto ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. E faccio un breve cenno come noi siamo arrivati a fare questa diretta. Ricorderai che noi ci siamo sentiti, diciamo così, poco dopo la fine dell'estate e tu mi hai, insomma, cercato di coinvolgere, mi hai parlato di un tuo progetto, di un tuo e un progetto, insomma, di anche di altre persone, che in sintesi vorrebbe parlare di, diciamo così, delle locomotive a vapore, di quello che c'è, diciamo così, c'è stato in Italia, ecco, del parco veicoli. Ovviamente io, come sono sempre, come sono molto disponibile, diciamo, ad accogliere queste richieste, diciamo, che arrivano soprattutto da persone importanti come lo sei tu, che nell'ambiente non sei diciamo così, il primo arrivato. E poi attraverso questa chiacchierata, attraverso anche diciamo, delle amicizie comuni e soprattutto attraverso una fotografia che adesso faremo vedere, siamo arrivati a questa diretta che si sarebbe dovuta fare diciamo, qualche settimana fa. E che cosa affronteremo stasera, Arnaldo? Già il titolo stesso, insomma, lo dice di per sé. Noi parleremo un po' in linea di massima delle locomotive a vapore in Sicilia. Quello che è rimasto, faremo vedere attraverso anche l'utilizzo, diciamo, l'ausilio di una mappa dove sono geolocalizzate e faremo un po' così, un po' di cenni storici su quello che è stato il servizio, insomma, dove erano più o meno ubicate. E lascio a te la parola. Bene, innanzitutto, ecco, come dicevi tu, insieme con altri due amici, è da circa un anno che stiamo pensando di realizzare, che stiamo lavorando ad un progetto dedicato agli ultimi anni della trazione a vapore in Italia. Ecco, un argomento sul quale sino ad ora non è stato mai indagato abbastanza. Perché ecco, sono stati pubblicati molti libri, ma più che altro si riferiscono, fanno riferimento alle caratteristiche tecniche delle locomotive, alla storia delle trasformazioni, diciamo dalla costruzione fino alle ultime trasformazioni degli anni 50. Ma ecco, per quanto riguarda gli ultimi servizi, intendendo per ultimi servizi, intendo gli ultimi servizi sulle linee secondarie o anche alcuni servizi di riserva in alcuni principali depositi della rete FS, ecco, a cominciare diciamo dal 70, dal 1970 in poi, ecco, fino adesso è stato ben detto molto poco e quelle poche notizie che spesso circolano sono anche piuttosto contraddittorie e non poco precise. Per cui, con questi due amici, uno dei quali è Fabio Cavalieri di Cremona, ecco, stiamo pensando appunto di portare avanti l'idea di realizzare un qualcosa. Adesso nemmeno noi sappiamo lo stato attuale delle nostre conoscenze, lo stato attuale delle fonti che abbiamo in questo momento, perché poi dopo è un processo in continuo fieri, e soprattutto per quanto riguarda ecco, il Sud Italia. Ecco, non crediate che io sia un esperto degli ultimi anni di trazione in Sud Italia, perché ecco, io vivendo nel centro Italia, ecco, sono stato testimone in particolare degli ultimi servizi a vapore nel centro Italia, intendendo per centro Italia, parlo del Lazio, dell'Umbria, delle Marche, della Toscana e dell'Abruzzo. Ecco, su queste regioni ho una visione abbastanza chiara. Poi per quanto riguarda il nord Italia,
il Nord Italia è stato abbastanza ben documentato da tanti appassionati, c'è una certa documentazione anche scritta al riguardo, mentre invece proprio è la documentazione relativa ai depositi del vapore del Sud Italia che informazione è, diciamo che le attuali notizie in nostro possesso sono abbastanza carenti, sia come fonti documentali scritte, e come fonti documentali scritte mi riferisco sia a documenti FS ma anche a resoconti dettagliati di alcuni appassionati che magari a suo tempo si recavano nei vari depositi, parlavano col capo deposito e si facevano dare l'elenco aggiornato del TV6 è un documento in cui c'è la cronistoria di ogni singolo rotabile che è a disposizione di ogni singolo deposito. Allora, consultando il TV6, che poi viene aggiornato giornalmente, ecco, allora a una certa data, ecco, se riusciamo a ricostruire la dotazione esatta di certi depositi hanno una data particolare, e c'erano alcuni appassionati che facevano questo, chiamiamolo, lavoro, in cui appunto consisteva nell'andare direttamente dal capo deposito e farsi dare l'elenco aggiornato di tutti i mezzi in servizio alla data, insomma, della visita. E poi dopo ci sono anche dei semplici resoconti di alcuni appassionati che andavano in giro all'inglese, diciamo, con un piccolo taccuino in cui in questo taccuino segnavano tutte quante le notizie che riuscivano a raccogliere su ogni singola locomotiva, per esempio, ecco, alla data della visita questa macchina era efficiente, no, se era già scaduta ovvero fuori servizio, se era in attesa di riparazione oppure se era in attesa di demolizione. Poi altre date importanti, che per esempio la data scritta sul praticabile che è riferita alla data dell'ultima grande riparazione o anche ad altre riparazioni intermedie. Quindi queste sono tutte quante notizie che poi dopo, confrontate con incroci, riscontri incrociati attraverso le quali, ecco, tra questa documentazione scritta, tra i documenti FS, tra le fotografie datate con precisione, allora si riesce a ricostruire abbastanza dettagliatamente proprio la storia delle singole locomotive. Poi dopo ci aiutano anche gli orari delle FS, gli orari quelli di servizio, cioè quelli che sono chiamati fascicoli. E lì nella prefazione di ogni fascicolo c'è scritto, c'è indicata per esempio i servizi a vapore che a una certa data venivano ancora effettuati regolarmente, e nella scheda degli orari ci sono appunto, sono proprio divisi i servizi a vapore e tutti quanti anche i vari elementi che concorrono all'esistenza del servizio a vapore. Quindi ecco, quindi negli orari di servizio vediamo ancora la presenza delle colonne idrauliche, la presenza delle piattaforme girevoli, del rifornimento di carbone, ecco, tutte notizie che all'epoca erano importanti perché i macchinisti, soprattutto giovani, quando andavano a consultare per la prima volta l'orario di servizio, si rendevano conto appunto delle strutture che c'erano lungo la linea per poter far sì che un viaggio a vapore si scorresse regolarmente, ecco. Diciamo, informazioni che ci sono tutt'oggi nelle dei fascicoli linea, diciamo, anche sì, adesso non so come si chiamano adesso, la volta li chiamavo lì gli orari di servizio, sì, fascicoli, ecco, sì. Allora, Arnaldo, io intanto vorrei iniziare facendo vedere un'immagine che qualche settimana fa abbiamo pubblicato appunto sul sito di Foto Siciliane, e ovviamente da questa immagine tu hai fatto un'integrazione. Adesso io ti faccio vedere, faccio da te, ovviamente faccio anche a tutte le persone che sono con noi, che sono collegate in questo momento con noi, di cosa sto parlando, e mi riferisco esattamente a questa fotografia qui. Ecco, non so se ti eccola, questa sono le belle foto di un fotografo professionista che era di Reggio Calabria o di Messina, Sara Arnone? Messina, sì, Messina. Il fotografo è Sara Arnone, e la fotografia arriva grazie alla disponibilità ovviamente del figlio. Eh sì, ci sono questi fotografi, chiamiamoli, diciamo, professionisti, ma non specializzati in ferrovia, che comunque documentavano, e questo in tutte le parti d'Italia, documentavano tutti quanti, tutto quanto fa parte della vita sociale, collettiva, tecnologica di un locale, di una città. Perciò, ecco, un fotografo come Sara Arnone è importante per noi, perché oltre ad aver documentato, penso, adesso non conosco nel dettaglio l'archivio di Arnone, ma comunque avrà sicuramente documentato gli aspetti economici, sociali, religiosi, monumentali. Sì, a Messina è molto conosciuto, anche se non a mancare, diciamo, all'inizio degli anni 2000, ma ha un patrimonio di una documentazione unica, perché lui faceva molte fotografie aziendali, insomma, poi documentazioni, ecco, sì, sì, sociali. E qui ci troviamo alla Rodriguez,
Sì. Dove, ecco, adesso non so quando è cessato il servizio di grandi riparazioni alle locomotive, alle officine di Rodriguez, ma penso che sia terminato nel 60, adesso non vorrei sbagliare. E comunque 55-60, sì. Sì, perché poi dopo il 60 ne sono rimaste solo due di officine di grandi riparazioni per locomotive in Italia, ovvero le officine di Verona, che erano anche specializzate per la riparazione dei mezzi elettrici, e poi le officine di Petrarsa a Napoli, che invece erano esclusivamente adibite alla revisione delle locomotive a vapore. Mentre invece fino al 60 c'erano diversi altri impianti che eseguivano grandi riparazioni, per esempio, ecco, le officine Rodriguez di Messina, poi c'erano le officine di grandi riparazioni di Rimini, c'erano le officine di Porta al Prato a Firenze e le officine di Firenze, insomma ce n'erano diverse di officine, perché c'erano, d'altronde negli anni 50 c'erano ancora circa 3500 locomotive funzionanti, quindi erano necessarie un certo numero di officine per revisionarle periodicamente, ecco. Certo, beh, chiaramente dico, tornando a quello che poi ci interessa un po' più da vicino, ecco, visto che per le Siciliane ti interessa prettamente di quello che è il contesto siciliano, se tu sei d'accordo facciamo vedere intanto cosa è rimasto oggi di locomotive a vapore in Sicilia. Sì. Facciamo vedere questo. Sì, e io però ripeto, non sono particolarmente esperto della situazione del vapore in Sicilia. Non sono neanche io, quindi qui stiamo facendo una chiara. Qui se vogliamo condividiamo un po' con tutti. Adesso sto attendendo piano piano di acquisire informazioni in base, ecco, anche ad appassionati storici siciliani o anche appassionati storici del nord Italia che però negli anni 60 hanno visitato alcuni impianti della Sicilia. Assolutamente. Allora, questa qui praticamente è una sezione che chiaramente anche tu è fruibile a tutti quanti, disponibile sul sito appunto di foresicilia.it, che permette ovviamente di fare il punto aggiornato all'1 febbraio del 2021, quindi a circa 10 giorni fa. Questo, esattamente quello che c'è esattamente in Sicilia, ecco, qui attraverso questa mappa, che è una delle tante mappe che sono disponibili, che realizziamo appunto noi sul nostro sito, ci geolocalizza esattamente e ci fa vedere cosa abbiamo in Sicilia. Vedi, qui sono tutte ovviamente locomotive che in linea di massima sono tutte monumentali o comunque diciamo non sono marcianti, e abbiamo due della ferrovia Circumetnea che si trovano esattamente nella zona chiaramente di Catania. Quindi poi, ecco, la zona di Catania, per esempio, è quella che ha diciamo, un numero più importante di presenza di queste locomotive. Per esempio, sì, perché ci sono anche le ferrovie, ci sono anche le locomotive della ferrovia Circumetnea, oltre a quelle FS. Quindi abbiamo la 740072 ad Acireale, la 740300 a Palermo al Deposito, la 740452 a Siracusa, la 830035 praticamente a Enna. La R301 a 027 praticamente ce l'abbiamo sul Trapanese a Castelvetrano, la R370 a 012 proprio alla stazione di Catania Centrale, la FCE10 a Bronte, la FCE14 esattamente a Catania Borgo. Quindi questo lo potete trovare tranquillamente, questa pagina, attraverso il footer di Ferrovie Siciliane, sì, in tutte le pagine del sito è raggiungibile, ci sono anche delle immagini poi che sono a completo, diciamo, di questo link. Ecco, tu per esempio sei stato nel periodo, credo intorno agli anni, qual era il periodo con cui sei andato tu con tuo fratello? Allora, io essendo fotografo di professione, ecco, avevo rapporti con diversi editori di ogni tipo. Tra gli altri editori avevo rapporti con una casa editrice di Terni chiamata Plurigraph, la quale era, diciamo, una delle principali case editrici specializzate in libri turistici fotografici, quelli che si vendono nelle bancarelle, nei luoghi turistici, di solito che sono con dei colori sgargianti e con una fotografia di un monumento importante al centro. E allora, ecco, era già un paio d'anni che collaboravo con questo editore e all'inizio del 98, dopo aver realizzato una campagna fotografica in Toscana, mi proposero e rimasero abbastanza soddisfatti del risultato. Allora mi proposero anche di realizzare un'eguale campagna fotografica in Sicilia, e che per me è stata anche una grossa novità, perché mentre si tratta dell'Italia centrale, Toscana, Umbria, Marche, insomma sono zone proprio a me molto care, insomma, e anche sono casa mia, insomma mi sento proprio a mio agio, invece la Sicilia era una terra totalmente diversa, non ero mai stato in Sicilia, e quindi, ecco, io ho accettato con mio fratello con piacere, perché era anche l'occasione per visitare, oltre perché documentarla dal punto di vista storico-artistico, anche per visitarla dal punto di vista umano, sociale, culturale e anche gastronomico, naturalmente. E quindi partimmo adesso il giorno esatto non mi ricordo, era intorno al 20 aprile, e siamo rimasti in Sicilia ben 25 giorni,
è stato anche un viaggio abbastanza, non è stato semplicissimo, 25 giorni sempre fuori, e con le ritmi abbastanza serrate e con una serie di monumenti sparsi in tutta la Sicilia da documentare, e quindi comunque è stato abbastanza pesante, anche molto, insomma, è stato un viaggio che ha lasciato assolutamente il segno, questo perché è un viaggio in Sicilia, insomma, nel bene o nel male lascia il segno, perché è una regione così forte di emozioni, e quindi ecco, sicuramente è stata positiva. E allora, in mezzo a questo viaggio, essendo anche appassionato di treni, allora un giorno ci trovavamo dalle parti di Castelvetrano e Selinunte, soprattutto per documentare naturalmente la città archeologica di Selinunte. E allora quanto sarà stato? Abbiamo deciso, anche perché il cielo era un po' nuvoloso, non era l'ideale per fotografare i monumenti di tipo classico, e allora abbiamo deciso di recarci al deposito di Castelvetrano per vedere quello che c'era rimasto. E in effetti, erano i primi giorni di maggio del 1998, ecco. Stiamo vedendo. E ancora c'era parecchio materiale, ormai accantonato da tempo, perché la linea era già stata chiusa nell'86, quindi erano già 12 anni che questo materiale risultava accantonato, anzi le locomotive a vapore, le 3302 che erano rimaste ancora esistenti, erano sono rimaste in servizio, l'ultima nella 19, la 23 è stata l'ultima che è rimasta in servizio, è stata utilizzata un'ultima volta di riserva nell'82, quando ormai c'erano già quei due mezzi diesel, insomma, che adesso non mi ricordo come si chiamano i mezzi diesel, e poi dopo automotore, sì, quelli che erano stati fatti, mi sembra, da una ditta toscana, mi sembra, e poi dall'82 in poi, ecco, l'82 è stato l'ultimo anno in cui c'è stato il vapore nel deposito di Castelvetrano, sia per la presenza dell'ultima R302, appunto la 23 funzionante, che è quella che sta vicino, che nelle fotografie è quella che sta più vicino all'impianto, al deposito, con un carro merci dietro, infatti si vede che sta in condizioni un po' meno peggiori. E poi dopo, nell'82, è anche terminato il servizio regolare con le locomotive a scartamento ordinario, in quanto l'ultima 740 che era ancora in servizio, ovvero la 740-54, è stata accantonata di scorta, perché ormai non c'era più bisogno, anche se ufficialmente poteva ancora funzionare, però ormai anche i servizi di riserva erano terminati, per cui è stato deciso di accantonare di scorta questa macchina. Accantonare di scorta vuol dire messa in disparte per poi poter essere utilizzata anche in periodi successivi. In realtà poi dopo non è stata più disaccantonata, ovvero non è stata più rimessa in servizio, e invece dopo è andata a finire qualche anno dopo come monumento in Calabria, a Bova Marina, perché era la patria dell'allora presidente dell'FS, Lodovico Ligato. Ecco, lui dietro spinta sua, essendo il comune originario il suo comune originario, per fare un regalo al comune, decise di regalargli una locomotiva da presidente delle Ferrovie dello Stato. È stato proprio il primo presidente dell'FS dopo la riforma voluta da Signorile, appunto, nell'85. Ecco. Insomma, come vedi, c'è sempre si scoprono sempre, diciamo, delle cose nuove e importanti. Sì. Bova, un dettaglio che tu appena hai raccontato, insomma. Allora, ma non lo sapevate che stava a Bova Marina la 54? Certo, sì. Però ecco, quello era il paese natale di Lodovico Ligato, e fece questo regalo al suo comune, e purtroppo utilizzarono una locomotiva che teoricamente, essendo accantonata di scorta, poteva ancora funzionare, mentre invece magari potevano scegliere una locomotiva definitivamente scaduta di caldaia, che sarebbe stato più logico. Non è un paese costiero, è leggermente in collina, quindi fu un'impresa a portarla su, come, insomma, una locomotiva, anche se smontiamo il tender dalla locomotiva vera e propria, la macchina pesa più di 60 tonnellate, anche senza 65 tonnellate circa, anche senza acqua, insomma, a caricare anche su un camion trasporto eccezionale, una cosa del genere, non sarà stato uno scherzo, immagino. Assolutamente no. Comunque mi fa piacere, perché guarda, dai tuoi racconti, anche dal riscontro che ho fatto io personalmente, diciamo così, negli anni, la gran parte delle locomotive, diciamo, che tutt'oggi sono state monumentate, insomma, sono in esercizio, ma anche parte di quelle monumentate,
hanno avuto anche un trascorso qui. Come no? Però come no? Assume no? Assolutamente, per esempio. La Motel 35, per esempio, che c'è a Pergusa, mi risulta che per parecchi anni, insomma, è stata assegnata a Roma. Ah, la 830? 830, sì, quello che c'è. Mi scuso, è 830. E se uno si confonde, perché è l'830-035, mi scuso di questo refuso. Per esempio, ecco, facendo collegamenti, tante locomotive, tante, diciamo che fino agli anni 50, nel centro-nord Italia, la locomotiva per eccellenza dei treni merci era la 735, insomma. Poi dopo, nel momento in cui gradualmente negli anni 60 le 735 sono state messe fuori servizio, più che altro per motivi di gestione, ha una concezione meccanica differente, essendo di progettazione americana, per cui durante le grandi riparazioni i pezzi di ricambio delle 735 non erano intercambiabili con quelle delle altre macchine, quindi la revisione era più costosa rispetto a quella di una 740, per dire, ecco. E allora nel momento in cui, ecco, invece in Sicilia per via soprattutto degli armamenti leggeri, dal momento che le 735 avevano un peso assiale superiore alle 15 tonnellate, mentre invece le 740 avevano un peso assiale inferiore alle 15 tonnellate, e allora essendo molte linee della Sicilia dotate di armamenti leggeri e poi anche i ponti non erano stati costruiti per sopportare pesi eccessivi, e allora in Sicilia non hanno mai circolato macchine come le 735, mentre invece i treni merci per eccellenza sono stati sempre, diciamo, i treni merci sono sempre stati portati, trainati dalle 740, ecco. E poi dopo, appunto, quando c'è iniziata la scarsità di 735 nel centro-nord, allora gradualmente in Sicilia, e contemporaneamente, adesso parliamo dell'inizio degli anni 60, quando iniziarono ad affluire i primi diesel da treno, e allora mano a mano che c'era meno bisogno di locomotiva a vapore anche in Sicilia, le 740, molte delle 740 in precedenza assegnate ai depositi siciliani sono state trasferite in altri depositi del centro-nord, insomma, ecco, molte locomotive, vedo il deposito di Fabriano, un deposito che conosco bene, erano una volta appartenute a depositi siciliani, ad esempio le esistenti 740-144 e la 740-160 erano in un tempo assegnate a depositi siciliani, ecco, la 160 negli anni 60 era per esempio assegnata al deposito di Modica, e c'è un macchinista mio amico originario di Modica, Giuseppe Golino, che se la ricorda quando negli anni 60 la guidava sulla rampa terribile che porta da Modica a Ragusa, insomma, ecco. L'eliquidale, puoi immaginare una locomotiva sotto sforzo su quella linea lì, adesso non so che pendenze abbia, però con tutti quei tornanti, con un bel terreno merci dietro, chissà, insomma, era sicuramente un gravoso impegno per i macchinisti. Ebbene, adesso quella 160 invece negli anni 60-70 è stata trasferita nel centro, e soprattutto tra Ancona e Fabriano, e la stessa 740-144, che è la mia locomotiva prediletta, anche lei negli anni 50 è stata assegnata a diversi impianti siciliani, è stata assegnata sia a Messina che a Palermo, e poi dopo negli anni 50 invece è trasmigrata al centro Italia anche lei, la 740-335, insomma moltissime macchine che hanno trascorso gli ultimi anni e sono rimaste che hanno trascorso gli ultimi anni in servizio nel centro Italia o anche al nord, in origine appartenevano a depositi siciliani, ecco. E compaiono anche in molti film alcune di queste macchine siciliane, per esempio nel film perché ecco, io sto facendo anche uno studio sulla presenza delle ferrovie nella grande cinematografia italiana, e in Sicilia sono stati girati moltissimi film. E tra cui, ecco, cioè, per quanto riguarda il 740, beh, molto noto è la 740-300 che compare nel film Il Padrino di Coppola. Poi dopo, che è comunque conservata al deposito di Palermo. Eh sì, ma mi sembra che le più note, diciamo attrici, locomotive. Attrici, sì, le chiamano le loro attrici. Credo che sia quella che stiamo per vedere in questo momento. La 740-244, e qui vediamo. La 740-244, questa macchina qui, anche lei è stata protagonista di un film dei fratelli italiani,
che è dedicata alla storia di Pirandello, Caos, che Caos penso che sia il titolo di un'opera di Pirandello, e nel 1983 girano delle riprese a un treno cinematografico con la 740 244 in una stazione, adesso non mi ricordo il nome, che comunque sta dalle parti di Modica. E si vede benissimo, la 740 è un film, è il film Caos dei fratelli italiani. E come macchinista c'era proprio questo Valerio Golino, questo Giuseppe Golino di Modica, insomma, ecco. Perché a quell'epoca la 740-244, parliamo appunto dell'82-83, era ancora era tenuta come di scorta, accanto alla di scorta nel deposito di Modica. Credo che sia stato utilizzato anche nel film Malena, non vorrei sbagliarmi. Il Malena perché... Non lo so, perché il film Malena non si riesce a leggere bene, almeno io dalla copia del film che ho io non si riesce a leggere bene. Di che anno è il film Malena? Ecco. Allora, intanto ci suggeriscono Fabio Muzzacci, che saluto, ci suggerisce che la stazione che tu fai... È Genisti, esatto, Genisti. È la stazione in cui compare la 740, 244, che io ho riconosciuto, non si legge il numero, ma io l'ho riconosciuto per alcuni dettagli. So che all'epoca era assegnata a Bodica e poi si riconosce per alcuni dettagli tipici della 740, della 244, perché ogni locomotiva ha delle particolari, dei dettagli, magari anche una stupidaggine, la posizione della pompa, magari una maniglia particolare sulla cabina, i cerchioni grossi, la guida a sinistra, la guida a destra, la testa a croce di tipo di fretta. Allora, in base a queste cose riesco un po' a individuare le locomotive più enigmatiche. Comunque sul film Malena, ecco, possiamo chiedere la collaborazione che ci sta seguendo, sì. Cosa ci fa avere tramite una... Quello mi sembra che sia degli anni 2000 quel film là, non è degli anni 2000? Film, diciamo, discretamente recente, sì, esattamente. Ma allora lì sicuramente è stata utilizzata la 009, che è stata fatta venire da Reggio Calabria, quasi sicuramente. Io non vorrei, diciamo, insistere sulla 244 o sulla 072 che c'è di Cerea, in una delle... penso la 244, no? Dalla data riusciamo a capirlo. Da quando è stato una quindicina di persone ci stanno seguendo, quindi magari attendiamo un loro riscontro e subito andiamo a verificare. Basta vedere la data di uscita del film. Esattamente. Sì, ci sono anche diversi video, credo anche su web, che fanno vedere un po' il dietro di quinte, diciamo, di alcune scene che hanno girato proprio nella stazione di Novo. Quindi c'è tanta documentazione a rete, quindi questo andrebbe un attimino. Nel film Divorzio all'italiana di Pietro Germi con Mastroianni, c'è una bella scena di una 740 nella stazione di Ragusa. Invece, meraviglioso. Per ora, diciamo, sotto questo aspetto. Nel film, ecco, parlando di locomotive un po' più, chiamiamole serie, nel film Antonioni, l'avventura con Monica Vitti e Gabriele Ferzetti, c'è una meravigliosa scena di una 746 alla testa di un treno merci diretto da Siracusa verso Catania, all'altezza di quello che è chiamato il ferro di cavallo, ecco. Quella meravigliosa scena panoramica, e si vede in lontananza anche l'Etna, e quella è un film del 60-61, quindi già il tratto tra Messina e Catania era elettrificato, ma non ancora elettrificato era il tratto tra Catania e Siracusa, e quindi quel film di Antonioni è uno dei migliori, delle migliori testimonianze della presenza delle 746 alla testa dei treni merci celeri del RAD sulla linea orientale siciliana, ecco. Domanda a Malena, Giorgio Mistretta ci fa sapere che film è del 2000, quindi intanto ringrazio sempre. Allora quasi sicuramente era la 740-009 che è stata fatta venire da Reggio Calabria, perché in quel periodo la 244 già nel 97 era stata portata via, si trovava temporaneamente nelle Marche, a Fabriano, stava accanto alla 144, quindi questa era la 244, no? E né la 451, che era già stata portata via nell'estate del 92. Beh, 740-244 è stata utilizzata anche nel telefilm o film Il Bell'Antonio, dove da Ormina Giardini veniva, diciamo così, questo mi mancava come Catania centrale. Ah, ma è perché io quello del 2004-2005. Ah, un film del 2004-2005? Ma io perché conosco il Bell'Antonio, quello con Mastroianni degli anni 60. Questo è un altro, Rai, qualcosa del genere, insomma, ricordato così. Sarà un remake. Esattamente. E allora è lì e compare la 740-244? E allora è un film antecedente al 97.
dovrebbe essere questo qua del 2004 o del 2005. Ah, non può essere, può essere, sarà sempre la 009 di Reggio Calabria, penso. Credo che ci sia un articolo proprio sul sito freesicene.it che potrei andare a trovare, ma in questo momento se mi metto a controllare, diciamo, mi metterei un po' da parte, non mi sembra il caso. Magari se c'è qualcuno, sempre degli amici ci stanno seguendo, potrebbero cercarlo. Ma fra tanti film girati in Sicilia, con la scena ferroviaria c'è un film in cui c'è anche Alida Valli e girati con Pagnottella. Pagnottella sarebbe il ragazzo che impersonava il figlio di Pietro Germi nel film Il Ferroviere. Questo ragazzo poi ha fatto diversi altri film, e tra cui un film chiamato L'uomo dai calzoni corti, è un film della fine degli anni 50, e ci sono diverse scene ferroviarie. Adesso io, non essendo un esperto della Sicilia, comunque ci sono scene ferroviarie girate con una 685 in una località siciliana lungo il mare. Ecco, quindi magari qualcuno di voi, se va a vedere questo film, L'uomo dei calzoni corti, in cui è presente appunto Pagnottella con Alida Valli come attrice principale, ecco, c'è una bellissima scena con una 685 classica su una linea di costiera siciliana, e magari voi riuscite a ritrovare i luoghi, insomma, ecco, a riconoscere i luoghi. E alcuni sono un po' difficili da riconoscere, perché chiaramente dal 2000 ad oggi la Sicilia certo. In modo radicale, soprattutto la zona sì. Tranne la zona, per esempio, la zona, diciamo, ionica, costa tirrenica, sono veramente state stravolte. Sì, quindi sì. È un po' complicato andare a riconoscere alcune località. All'interno più o meno, insomma, ci si riesce in qualche maniera. Adesso poi non voglio parlare sempre dei film, comunque dopo, se vuoi, dopo magari ti mando in privato un elenco diciamo, dei film a mia conoscenza che sono stati girati in Sicilia e che contengono scene ferroviarie. Per esempio c'è un altro... Sì, finisci, scusami. Cioè, adesso non mi ricordo, c'è una serie di, c'era, diciamo, negli anni 60 andavano di moda anche i film a episodi, c'era un unico titolo che raccontava, che includevano diversi episodi magari fatti da registi differenti. E allora all'interno di uno di questi c'è un film chiamato, in Italia è chiamato Amore, adesso devo andare a ricontrollare, ecco, magari adesso non mi sono preparato, quindi adesso non riesco a ricordarlo. Beh, comunque c'è una serie di questi film contenuti in questo film generico chiamato in Italia si chiama Amore, in cui c'è una bella scena di una 741 che penso che sia stata girata dalle parti di Catania. Mentre invece, per quanto riguarda un'altra locomotiva, un'altra attrice siciliana di alto prestigio, chiamiamolo così, nel film La Vedova, in cui c'è sta una giovanissima Catherine Spack, c'è una bellissima scena di una 480, la 011 Catania, in arrivo in una stazione della ferrovia, adesso non mi ricordo il nome della stazione, ma qualcuno dei partecipanti la ricorderà, e mi sembra che era una di quelle stazioni dove c'era la dinamazione con una linea secondaria a scartamento ridotto, insomma. E comunque c'è il film, inizia questo film La Vedova di Castellani, il regista è Castellani, inizia proprio con un arrivo, e questa poi è una scena a colori, nella meravigliosa 480, la 11 del deposito di Catania, in arrivo in questa stazione, una scena superba proprio. Comunque, tornando a quello che era il film Malena, Giorgio ci dice che attraverso il sito Trenomania, che è un sito, è la 9, è quello che dicevo, 90009. Tanto sempre grazie a Giorgio per l'attenzione. Sì, ma ecco, la 9 è una macchina che negli ultimi anni di servizio regolare stava a Cassino, quindi stava a Cassino per molto tempo è rimasta accantonata di scorta, fino a che attraverso soprattutto un capo di deposito di Calabrese, un certo Morabito, non so se lo conoscete, lui si interessò e riuscì a convincere gli allora dirigenti del servizio di trazione dell'FS a portarla a Reggio Calabria. Questo nei primi anni 90. Adesso poi magari, se volete, vi do anche la cronistoria esatta, però adesso dopo non finiremo più. Sì, ci finì anche la 740-244 nei treni. La 244, che per molto tempo era assegnata al deposito di Modica, e qualche volta, quando non c'era nulla, quando ancora non c'era nessuna locomotiva in Calabria, era lei, la 244, che ha oltrepassato lo stretto ed è andata in Calabria. Certo, io intanto, Arnaldo, approfitto di questa, diciamo, di questa occasione per dirti che per questo tuo progetto in archivio ho trovato, poi ti farò avere, diciamo, prossimamente, una fotografia d'epoca della mia collezione che documenta la spinta in coda sul Valico dei Loridani. Sì. Magari, credo che sia una fotografia che risale più o meno agli anni 40, poi magari te la faccio avere, sì. Il tuo progetto, magari se ti può tornare comoda, mi farebbe immensamente piacere. Sì.
Mentre adesso, tanto così, tanto per restare in tema sempre di locomotive a vapore, mi piacerebbe farti vedere alcune immagini che sono sempre presenti sul nostro archivio. Adesso ti faccio vedere questo qui, quando per esempio di scartamento ridotto, non so se tu hai mai visto questo qui. Questa credo che sia Vimona, ecco, sia una delle zone che fa parte, diciamo, ecco, della zona dell'Agrigentino, insomma, di quella che fa parte del il ponte Pisciato, credo che sia. Anche un po' questi nomi, insomma, credo ovviamente questa è una provincia che ormai appartiene veramente un po' a contesti storici, perché credo che qui ci sia adesso una strada parallela attraverso questo ponte. Ho capito. Un po' tutto poi viene diciamo così a essere modificato. Ecco, queste sono alcune fotografie, per esempio, scusatemi, alcune fotografie che abbiamo nel nostro archivio, sono fotografie che sono state utilizzate per delle rubriche periodiche che venivano pubblicate sul sito fotosicina.it. In questo caso la rubrica si chiama La nostra storia, quindi una fotografia pubblicata mensilmente, e abbiamo adesso in archivio qualcosa come circa 800 documenti fotografici, e su quelli storici sono circa un centinaio. Consiglio, questa rubrica nasce nel 2003, poi intorno al 2014 ho preferito, diciamo così, con l'arrivo dei social network e la pubblicazione di massa del documento, ho preferito, come dire così, un po' fermare questa pubblicazione. Qui, per esempio, siamo nella vecchia stazione di Milazzo, una locomotiva 625, insomma, con un po' la 177, credo che fosse a Trapani, se non erro. La 177 è stata una delle ultime 625, è stata anzi l'ultima 625 in servizio regolare in Sicilia, insomma, fino ai primi mesi dell'81, del 1981. È una locomotiva che ha girato tantissimo negli ultimi anni, tra Siena, Fabriano, Roma Trastevere, Roma Smistamento, poi è andata in Sicilia, poi dopo, insomma, ha viaggiato veramente tanto. Adesso arriva mia madre. Ah, questa è una foto di Antonio Baiamonte, che riproduce la 741-343. Questa è una locomotiva storica, nel senso che è stata l'ultima 741 in efficienza in tutta Italia. Adesso, a parte il ripristino prima del ripristino della 741-120, che adesso sta in Toscana, questa è stata l'ultima 741, l'ultima Franco Costi efficiente. E proprio Baiamonte mi ha precisato: Baiamonte mi ha precisato che è rimasto in servizio regolare fino al giugno del 78. Anche se poi in realtà la locomotiva è scaduta di caldaia, in realtà nel 79, però ecco, si vede che nel frattempo era già aggiunto di riserva qualche diesel in più, per cui anche se potenzialmente poteva ancora funzionare, fatto sta che il servizio reale è cessato nel giugno del 78. Quindi questa è una locomotiva storica, perché è stata l'ultima Franco Costi efficiente in tutta Italia. Incredibile. Sì, qui siamo comunque a Palermo. Palermo. Sì, la 741-343 di Palermo. Sì. Queste ovviamente sono sempre foto 2, queste qui sì. Di Castelvetrano. Sì. Sono foto fatte in un giorno di inizio maggio del 1998. Sì, 1998, sì. Qui invece siamo la 740-072 che è Acireale, sì. Questa macchina, ecco, vi posso dire che è stata una delle ultime macchine riparate a Cremona, perché dopo la chiusura delle officine di Pedrarsa e di Verona nel 75 e nel 76, un certo numero di macchine, esattamente 32, hanno continuato ad essere revisionate, però nell'officina del deposito di Cremona, più il contributo di una società privata che si trova niente meno sul lago Trasimeno, la società Ambrosini, che era una ditta originariamente nata per la costruzione degli aerei, che poi si è specializzata anche nelle revisioni delle caldaie di locomotive a vapore. E questa 740-072 ha con sé dietro il tender a carrelli che un tempo faceva parte della 740-192 di Rimini, una delle locomotive che si è conservata fino a noi, insomma. E lo scambio è stato fatto di questi tender proprio nel 78, durante... Adesso un attimo che devo lasciare un attimo perché devo stare un secondo solo a pensare a mia madre, ma torno subito. Allora, intanto procediamo un attimino in attesa che Arnaldo torni disponibile. Vi faccio vedere qualche altra immagine. Un attimo di pazienza, vediamo un attimo se Arnaldo torna.
Nel frattempo, se avete, intanto ringrazio Giulio Pappa per la segnalazione dell'audio basso sul mio computer. Mi scuso se in questo momento, insomma, non riesco a regolare, diciamo, come si deve il microfono. E Arnaldo, sei nuovamente collegato? Sì. Allora, intanto salutiamo anche tua mamma, insomma, è l'occasione anche per... Allora, io se sono Stato d'accordo parlo. un grave lutto di famiglia, e a seguito di questo grave lutto di famiglia ha perso parzialmente la testa mia madre, e anzi adesso l'ho riportata a casa, ma c'è stato per un certo tempo, è stata anche in case di cura per anziani, luoghi tristissimi, e Certo, appena ho certo. visto la situazione, appena ho visto che stava un pochino meglio, che si era un po' stabilizzata, l'ho riportata subito a casa, anche se mi Hai comporta fatto difficoltà. benissimo, Arnaldo. Anche se mi può comportare qualche difficoltà, però assolutamente a vedere a casa propria madre, lasciamo perdere. Vabbè, comunque lasciamo perdere questo discorso. Assolutamente, condivido pienamente. Tornando al discorso, per esempio, delle foto, ecco, qui siamo sempre a Modica con la 740 B44, che in questo momento credo che sia in lavorazione a Pistoia, se non sbaglio, che No, hanno Pistoia, no, ripristinato. adesso hanno deciso che le caldaie le rivisionano una ditta privata di La Spezia. Invece a Pistoia fanno diciamo, si occupano della revisione del carro. Ah, bene, bene, bene. Sì, Insomma, noi in Sicilia attendiamo sempre con grandissimo, diciamo così, attenzione, spererei almeno per questa macchina. vogliamo parlare di treni storici, ecco, io puoi parlare con una persona che si è attivata in questa direzione già alla fine degli anni Ottanta, e quindi ecco, c'è una certa esperienza nel settore, soprattutto nelle Marche, nel centro Italia, Umbria, Marche e Lazio. Però ecco, dico sinceramente che il modo in cui viene gestito lo storico in questo momento è lontano, molto lontano dalla mia concezione dei treni storici, lo dico sinceramente, insomma. I treni Io credo che da parte mia non devo aggiungere null'altro, perché dico, chi mi conosce sa benissimo come la penso in tal senso su questo Così, argomento. la caratteristica peculiare di questi treni storici attuali, che sono dei treni molto di nicchia e molto riservati, estremamente costosi e che si rivolgono a un mercato molto ristretto di gente danarosa, insomma, e anche esclusivi, mentre invece i treni che venivano organizzati, speciali, che venivano organizzati negli anni, soprattutto anni 90, quando c'era anche un'altra dirigente dell'FS che favoriva un certo tipo di iniziative. E veramente, ecco, erano in quel caso erano i singoli dirigenti del trasporto regionale che andavano facendo presenti a potenziali clienti le potenzialità di un pacchetto turistico comprendente la presenza di un treno storico a vapore. E in questo senso, ecco, io ho avuto contatti diretti, soprattutto nelle Marche, insomma. Attraverso i dirigenti sensibili abbiamo contattato tantissimi enti turistici, culturali, dopolavori, APT, ovvero aziende di promozione turistica, come si chiamano, provveditori agli studi. Insomma, abbiamo pubblicizzato il treno a vapore negli anni 90, 2000 in tutti i modi possibili, adattando di volta in volta le esigenze di una clientela di differenza. Fatto sta che così, in questo modo, anche perché c'era una dirigenza abbastanza sensibile, c'erano anche gruppi di macchinisti appassionati che fino a poco tempo prima ancora riparavano le locomotive quando erano in servizio e che poi in parte hanno trasmesso anche queste loro conoscenze a dei giovani ragazzi. Fatto sta che intorno agli anni 90 e 2000, primi 2000, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, si organizzavano solo nelle Marche, e parliamo di una regione di 1,5 milione di abitanti, si organizzavano all'anno 20-25 treni a vapore, tra treni turistici, treni scolastici, treni per dopolavori, treni del vino in collaborazione con le case vino, con le ditte di vino delle Marche. Insomma, facevano ormai proprio parte della promozione turistica della regione. Ed erano treni in parte finanziati dalla regione Marche ed erano di un costo accessibile a tutti, treni di ognuno di circa 500, 600, 700 anche persone, che venivano a costare a un costo accessibile, per cui una famiglia poteva tranquillamente viaggiare con moglie, marito e figli. Invece i treni di adesso assolutamente sono, a parte, ripeto, non sono rivolti a delle nicchie, a dei settori di mercato molto più ristretti, ma poi sono anche abbastanza inavvicinabili dal punto di vista del prezzo, tenendo anche conto della situazione economica di questi ultimi anni. Ecco.
Quindi sono treni che non potranno mai nulla su questo argomento. Treni che non potranno sfondare da mesi, anzi da anni su questo fronte. Sono treni che non potranno mai sfondare più di tanto, perché appunto sono concepiti come iniziative rivolte a una certa nicchia, insomma, e non sono treni, diciamo, che sono perfettamente integrati nel territorio, ecco, come erano tanti treni speciali organizzati in Toscana, nelle Marche, nel Lazio, oppure anche in Emilia Romagna, ecco, pensiamo al treno delle Castagne, che è un'iniziativa che ci aveva un successo pazzesco, oppure al trenino della Val d'Orcia in Toscana, al trenino di Castelli nel centro Italia, vicino Roma, insomma. Non... del barocco tra Siracusa e Novo Modica negli anni, sì, ecco, negli poi anni mi sembra che lo fanno col diesel, ma insomma che... lo facciano con la 740-244, questo qui, Ah, questo l'hanno fatto con la 740, l'hanno fatto anche col minuetto, dico all'inizio, il minuetto qui l'hanno fatto anche col minuetto, poi l'hanno fatto a un certo punto, treno d'epoca comunque. Sì, comunque, non vorrei aggiungere nulla sui treni storici, perché guarda un argomento. Io ho vissuto in prima persona, sono a contatto con assessori, con dirigenti turistici, con dirigenti scolastici, insieme accanto a quei dirigenti delle feste che erano sensibili. Abbiamo promosso, ecco, io, insomma, soprattutto con un altro appassionato storico molto noto, penso come Giorgio Moreschi, ma noi facevamo i promotori delle iniziative turistiche presso gli enti culturali scolastici della nostra regione, e anche dell'Umbria, insomma, del Lazio, ecco. Allora, Arnaldo, io intanto vorrei suggerire a chi sta seguendo in diretta questo nostro appuntamento, o comunque a chi lo seguirà poi successivamente sul nostro canale, attraverso il nostro canale YouTube, di cercare sul web Giorgio Vedovato. Giorgio Vedovato, sì, un appassionato veneto che ha fatto molti film, soprattutto nel nord-est. Come no? Ci sono dei suoi video sul web, su YouTube, che sono veramente straordinari. Sì. Di cosa documentano, e per quello che ovviamente, diciamo, anche a livello di immagini. Io sono soprattutto amico di Francesco Pozzato, è stato anche ospite diverse volte a casa mia, insieme a un altro appassionato storico, Pietro Bertelli. Ecco, loro due spesso venivano insieme a casa mia nelle Marche, quando abitavo nelle Marche, più che altro, oltre per i treni storici, anche per fargli gustare la gastronomia umbro-marchigiana. Bene, tu hai comunque dei legami fortissimi anche con la città di Roma, dico. Certo, perché io sono romano, gli studi iniziali li ho fatti a Roma, sono nato a Roma, cresciuto a Roma, ecco, tutto quello che è questa Roma. La famosa finestra di casa tua. Esatto, la finestra dei treni, lì era lo studio dove, perché mio padre era architetto, mio padre, ecco, avevamo due appartamenti, uno era l'appartamento vero e proprio dove abitavamo, e poi vi era l'appartamento dalla parte opposta dell'edificio, dalla parte della ferrovia, dove c'era il suo studio, e che affacciava sulla Roma-Firenze, la ferrovia Roma-Firenze, e lì, fin da bambino, dall'età di 8 anni, ho iniziato a vedere i treni, e così è nata la passione per i treni, insomma, già da bambino. Poi avevo le ore di pozzo per cercare di individuare i treni che transitavano sotto casa, e così è nata la passione, ecco. Bene, Arnaldo, io intanto vorrei chiederti una cortesia, intanto di lanciare, se tu sei d'accordo, facciamo sapere un pochettino a chi ci sta seguendo, a chi ci seguirà, come dicevo appunto successivamente, di questo tuo progetto, di questo progetto che insomma che già è in itinere, se magari c'è qualcuno che ha della documentazione, che magari si volesse, diciamo così, anticipartela. Più che altro, ecco, questo, come ho detto prima, è un'idea di progetto che vuole cercare di fare chiarezza quanto più possibile sugli ultimi anni di servizio delle locomotive a vapore in tutte le regioni d'Italia, e naturalmente anche in Sicilia. Ecco, in Sicilia i depositi che avevano a disposizione le locomotive a vapore erano i seguenti: innanzitutto Palermo, Catania, poi Messina, Castelvetrano, Modica e Caltanissetta. Questi erano i depositi che fino all'ultimo, parlo degli a fine degli anni 70, fino all'80, avevano a disposizione locomotive a vapore, ecco. Però ecco, nel caso di questi impianti siciliani, ancora non sono in grado di dire precisamente quali unità erano in servizio, le singole unità sono rimaste in servizio in quel deposito fino a tale giorno, oppure fino a quando sono rimaste in servizio, quali sono stati effettivamente gli ultimissimi servizi di riserva in ogni impianto. Ancora in questo momento, per quanto riguarda la Sicilia, non sono in grado di dare una risposta, ecco. Ci arriveremo. Tutti i siciliani abbiamo in archivio qualcosa che ti faremo avere adesso, ecco,
abbiamo qualcosa anche su Messina con delle locomotive volte. Su Messina, attraverso un certo Tournambè, che è un appassionato di origine siciliana, che adesso però vive a Roma, sono riuscito a trovare una fotografia di una locomotiva in manovra a Messina nel 1978. E dalle caratteristiche della locomotiva e anche dalla datazione sono riuscito a capire che quella locomotiva era la 740-435. Ecco. Quindi ecco, sappiamo per certo che a Messina, ecco, l'ultima locomotiva che è rimasta in funzione attiva a Messina è stata questa 740-435, che è rimasta in attività fino al 79. E attraverso questo Tournambè sono riuscito a trovare una fotografia di questa immagine, che è una di quelle meno fotografate in assoluto. Ah, mi dimenticavo del deposito di Siracusa. Ecco, il deposito di Siracusa è quello meno documentato in assoluto, assieme a quello di Caltanissetta, riguardo gli ultimi anni della trazione a vapore. Quindi ecco, su questi depositi, questi due impianti, Caltanissetta, Siracusa e anche Messina, ecco, c'è tutto ancora da scoprire, sicuramente. Vabbè, ci sarà tempo per lavorarci. Intanto io ti ringrazio sempre per la disponibilità, e però è importantissimo che tu lasci un modo... per farti rintracciare, un'email o tramite i social, cosa preferisci tu? Ma adesso io sono, anche se non sono un fanatico, comunque sono iscritto anche su Facebook, ogni tanto pubblico delle... No, sulla mia pagina personale metto esclusivamente delle foto di architettura e di paesaggio, ecco, che poi ne pubblico una volta a settimana. Qualche volta ho pure pubblicato qualcosa della Sicilia. Però ecco, invece ecco, intervengo spesso su queste pagine Facebook dedicate, nella pagina dedicata alle locomotive a vapore, in quella dedicata agli E646 e 645, in quella dedicata agli E428 e 424. Puoi fare pubblicità tranquillamente, puoi indicare anche come si chiama il gruppo, la pagina, così il gruppo è semplicemente locomotive a vapore sul gruppo Facebook, che sono più di 5.000 iscritti. L'amministratore lì è un ex ferroviere abruzzese di nome Antonio Panfili, ecco, lui è l'amministratore di questo, che lui l'ha creato per caso e alla fine è diventato il punto di riferimento per la maggior parte degli appassionati di locomotive a vapore in tutta Italia. E ogni tanto lì pubblico un po' di foto degli ultimi anni del vapore, ecco. Va benissimo. Arnaldo, comunque tu su Facebook, Arnaldo Vescovo, chiunque ti volesse contattare per anticiparti delle immagini o delle notizie informative che possono tornarti utili, insomma, per questo straordinario lavoro che speriamo, insomma, di poter dare contro tutti, ognuno di noi, un piccolo contributo. E che io spero più che altro, ecco, di riuscire a contattare alcuni appassionati storici di siciliani che per quanto riguarda il materiale, ecco, a cominciare da Ettore Caliri, che però è difficilissimo da contattare, Ettore Caliri, poi Francesco Santonucito di Catania, un altro appassionato che so per certo che ha diverse immagini delle 480 lì a Catania. Quindi poi sono amico di Giovanni Giuseppe Florà di Palermo, so, lui è un caro amico, ci siamo conosciuti di persona, e lui pure lui è un po' pigro, diciamo, ma lui ha negli archivi qualcosa che potrebbe essere veramente interessante nel momento in cui la tirerà fuori, anche non solo come immagini, ma anche come video, insomma, ecco. Di Caliri noi in associazione abbiamo qualcosa come circa 30 immagini, non ricordo, ecco, se c'è qualcosa di vaporiere, ma credo che ci sia qualcosa, vado così a memoria, durante gli imbarchi sulle navi Draghetto, per una nave che ho realizzato nel 2009. Gli darò un'occhiata, se c'è qualcosa di interessante sicuramente... Ah, ma una cosa che mi può interessare... La possiamo utilizzare. Una cosa che mi può interessare, ecco, mia madre e mio padre si sono sposati nel 60 e come viaggio di nozze fecero Napoli e la Sicilia. Andarono in auto fino a Napoli, poi dopo da lì, dopo aver visitato Napoli un po' di giorni, hanno caricato la loro bianchina sul traghetto Napoli-Palermo e poi hanno girato tutta quanta la Sicilia con la bianchina. E allora poi al ritorno, cosa hanno fatto al ritorno? Sono stati 20 giorni in Sicilia, insomma, poi ha fatto parecchie foto mio padre, quindi, insomma, sono ricordi di famiglia. Però cosa ha fatto mio padre poi dopo? Siccome a tornare dalla Sicilia a Roma a quel tempo non c'era nemmeno la tostata del sole, se parliamo del 60, allora che fece? Ecco, tornarono da Catania o da Tormina, se non mi ricordo, con la freccia del sud, la famosa freccia del sud, e scesero a Roma Tiburtina, che poi loro all'epoca abitavano proprio da quelle parti, quindi poi sono arrivati di notte, alle 3 di notte mi sembra, a Tiburtina, e poi da lì a piedi sono tornati a casa. Però la macchina, che hanno fatto con la macchina?
all'epoca ancora non c'erano i treni con il trasporto auto al seguito, e allora l'hanno caricata su un carro merci. Allora ci sono le foto, adesso questa quando lo trovo il negativo lo digitalizzo e sicuramente vi farà piacere. C'è una foto di mio padre con la bianchina caricata sul carro merci in sosta su un carro pianale merci in sosta alla stazione di Taormina, qui parliamo dell'ottobre del 60. Questa è la foto che sicuramente vi piacerà, però devo trovare il negativo che insomma, è veramente chi... Mi consiglio che in quel periodo anche a Messina arrivavano gli autobus e l'Alfa Romeo esattamente nella stessa maniera, quindi con i treni caricati sui treni, quindi ho capito. Qualche annetto prima, quindi probabilmente era come dire così uno standard di quel periodo per trasportare i mezzi gommati. E poi era molto, mio padre dice che fu molto costoso, e dopo alcuni giorni andavano a ritirare l'auto al deposito di San Lorenzo a Roma, ecco. Bene, bene. Arrado, io intanto adesso dobbiamo chiudere perché insomma c'eravamo circa 45 minuti, siamo leggermente fuori. Spero di non essere stato noioso, magari io non so qual è l'argomento che possono interessare al vostro pubblico, quindi non lo so, spero di essere stato interessante nelle mie riflessioni, ecco, qualcosa di originale, non di banale, spero di aver contribuito in qualche maniera, ecco. Hai contribuito benissimo, io di questo ti ringrazio, però mi dai lo spunto per un futuro incontro. Se d'accordo, ci sarà modo di parlare insieme a te o se vuoi anche con altre persone delle ferrovie nel cinema. Magari mi preparo con calma, bene, vedo con calma tutte le pellicole di mia conoscenza che sono state girate in Sicilia, e così dopo almeno parliamo a ragion veduta, ecco. Vabbè, prepararsi tra virgolette con me è un po' difficile, perché tu sai benissimo che a me piace improvvisare totalmente. Sì, non però non abbiamo preparato nessuna scaletta stasera. Sì, ma io mi vado a rivedere i titoli così me li rinfresco, e quando quindi me li ricordo bene. Va benissimo Arnaldo, io intanto ti ringrazio ovviamente tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento in diretta, e a tutte le persone che ci seguiranno successivamente attraverso il nostro sito internet e attraverso il nostro canale YouTube. Quindi di nuovo nuovamente a te, diciamo così. No, buonasera a tutti ragazzi, e arrivederci a presto allora. Esattamente, grazie ancora Arnaldo, un abbraccio. Sì, ciao a tutti, buonanotte.